Lei sostiene che non si deve soccombere alla logica secondo cui per avere la pace bisogna fare la guerra, ma in questo momento è esattamente quello che sta succedendo. Anche Draghi ha detto che non è questo il momento del dialogo. Che alternativa vede lei? Proprio di fronte a tutto questo disastro, io credo che, come dire, vorrei ribaltare la sua domanda. Che alternativa c'è alla pace, al dialogo, alla costruzione di una speranza nonostante tutto? Io ricordo che chi vuole la pace, chi si oppone alla guerra, ricordo Gino Strada che diceva non sono pacifista, sono contro la guerra, viene spesso accusato di essere un'anima bella, un utopista, ma nella situazione in cui ci troviamo è una situazione creata dal realismo delle cancellerie europee e mondiali. È stato creato da una situazione che ben conosciamo, non è stata creata dai pacifisti e dagli utopisti. Però mi scusi, professor Montanari, devo giusto così per ricordarcelo, che sono stati i russi adesso ad attaccare e poi cominciare l'invasione dell'Ucraina. Non c'è alcun dubbio. E questa aggressione è mostruosa, è gravissima e non ha alcuna giustificazione. Chi non voleva arrivare a questo punto, chi voleva la pace, ha pensato di ottenerla preparando appunto la guerra. C'è una parte dell'opinione pubblica mondiale che dice invece da molto tempo si vis pacem para pacem, se vuoi la pace prepara la pace, non la guerra. E questo non è stato fatto. Ci siamo armati fino ai denti, si sono vendute, l'Unione Europea stessa ha venduto moltissime armi a Russia e Ucraina. C'è stato un momento all'inizio del suo governo, che è andato poi, diciamo, involvendosi in una vera tirannia e dittatura, in cui Putin, lo hanno rivelato moltissime fonti, aveva chiesto di entrare nella NATO. La politica che si è fatta non è stata una politica di pace, ma una politica di potenza, pensando che dopo il crollo del muro rimanesse una sola potenza mondiale. Questa politica è realista? Ha portato a questo esito. Allora, se questo è il realismo, bisogna ora forse davvero essere realisti. Siamo, almeno nella mia generazione, non siamo mai stati così vicini a un'apocalisse nucleare. Si diceva fino a pochi giorni fa che Putin non avrebbe invaso, tutti dicevano che non avrebbe invaso, si diceva ora non riusciamo ancora a crederci. Oggi si dice non tirerà mai una bomba atomica sporca o una testata nucleare classica. Siamo proprio così sicuri di questo? Allora, aspetti, la fermo, non ho questa sicurezza. Professor... Allora, quello che chiedo è buttare benzina sul fuoco. È realistico in questo momento? Da un punto di vista militare, questa guerra non può essere vinta dalla parte dell'Ucraina e dunque il nostro invio delle armi rischia di, come dire, far pagare un prezzo ancora più alto, cioè non è lì, non è guadagnando dei giorni macellando decine di migliaia di cittadini, anche di civili, che si può sperare di raggiungere un risultato. Cioè è molto evidente che... Quindi non dovremmo inviare armi all'Ucraina? Secondo me no, non dovremmo inviare, dovremmo spingere moltissimo invece sulla strada di alimentare il dissenso in Russia e provare a far cadere l'autocrazia di Putin. Questo è il punto fondamentale, con le sanzioni durissime, possibilmente contro l'oligarchia e contro il governo e non contro i cittadini, ma questo è il punto fondamentale. E poi alimentare il dissenso russo, cosa che in questi decenni non si è fatto per nulla. Nel nostro minuscolo, la nostra università, che è un'università per stranieri, sta traducendo materiale in russo, in cinese, degli intellettuali del dissenso che non arriva con altri canali in Italia. Dobbiamo far capire che c'è una Russia che è contro questa guerra e che lo è in modo fortissimo e che tra l'altro ha informazioni che arrivano dall'Occidente, non direttamente. Ha un enorme problema di informazione, cioè dobbiamo non cedere alla logica del nazionalismo. Qui non è la Russia, è Putin che va deposto in qualche modo naturalmente, però l'idea che la guerra si possa vincere nelle strade delle città ucraine affidando addirittura magari ai civili le nostre armi è un'idea terribile, terrificante. Non ci si può andare con le nostre truppe per tutte le ragioni che sono state dette, ma anche questa alternativa non è un'alternativa francamente che ci lascia tranquilli. È chiaro che la guerra e la pace, la guerra finisce e la pace si vince con altri mezzi. In questi giorni un bel articolo di Thomas Friedman sul New York Times in cui si dice invece che non ci sono dubbi sul fatto che questa sia una guerra di Putin, ma che la NATO e l'America non sono spettatori innocenti, hanno avuto delle responsabilità. E il punto non è dirlo per giustificare Putin, che non ha alcuna giustificazione naturalmente, ma il punto è per capire se perseverare con quella politica o se cambiare politica. Quella politica ha portato alla guerra, questo è sotto gli occhi di tutti. E qui non si tratta di dire che è colpa di Putin, è così, ma tutti gli altri avrebbero dovuto evitarli per fare l'interesse del paese. Io non ho fiducia in questa classe dirigente europea e neanche in quella italiana, cioè io francamente ho molta paura americana? Di fare...
Meno che mai. Mi pare che si continui. Voglio dire, l'Unione Europea è stata un fantasma in questi anni. Non si è mai pensato di costruire una vera politica europea che avesse davvero una visione tutta nostra. Io, francamente, mi sembra che la posta in gioco è la sovranità dell'Ucraina, ma c'è una posta in gioco più alta, che è la vita sulla terra. Però mi permetto di aggiungere una cosa. Siamo vicinissimi a un conflitto nucleare, come non lo siamo mai stati. Ma... e io temo che questa Italia che si mette l'elmetto, sul Corriere della Sera ho sentito rimpiangere i tempi in cui un caduto in casa era una ragione di onore, mi fanno molta paura e anche un po' orrore.